Ed eccoci, signori e signori, nuovamente al Carnevale di Frascati 1983. Il Carnevale si scoccia. Qui vediamo dei grandi festoni. Sono le insegne dei vari rioni di Frascati. Le chiavi di Frascati. Ed i tradizionali Pulcinella che non mancano mai. Ed ecco ancora i festoni che purtroppo avranno una vita breve, che purtroppo, come dicevamo, avranno una vita molto breve. Difatti nella notte un furioso temporale con raffiche di vento li distruggerà quasi completamente. Alla sera una fantasmagorica illuminazione adorna le strade e le piazze di Frascati, appunto di Piazza San Pietro. Ed ancora qualche scorcio di illuminazione. Ed ecco per l'ultima volta ancora i festoni che adornano via Cesare Battisti. Vedeteli bene, domani non esisteranno più. Scorci ancora di illuminazione, mentre vediamo sfilare molte macchine che evidentemente si recano ai ristoranti della zona per fare le ore piccole con la danza. Qui siamo al Giovedì Grasso e regolarmente piove purtroppo, piove. Siamo in attesa di una schiarita per poter vedere qualcosa di quello che hanno preparato gli organizzatori, che quest'anno sembra abbiano fatto le cose in grande. Thank you.
collegati in via Marcantonio Colonna 19. Dopo la breve apparizione delle maschere è tornato nuovamente a piovere, lo dimostrano queste immagini. Ed ecco la prova che sta piovendo. Le maschere cercano scampo sotto la galleria per evitare di si ribagnarsi. E per chi non ci crede, questa è ancora l'acqua. E così finisce la festa del Giovedì Grasso. Ma il tempo minaccia ancora peggio, difatti ecco qui, è il venerdì mattina ed è cominciato a nevicare. Speriamo che le cose si mettano meglio in seguito. Neppure le note di Brasil riescono a far uscire il sole. La domenica è andata completamente buca, o quasi. Comunque alla sera un magnifico spettacolo pirotecnico ha fatto terminare la serata. I fuochi artificiali sono venuti quelli del cielo. Una furiosa grandinata ha imperversato e ha mandato tutti a casa. Ora lasciamo parlare le immagini dell'ultimo giorno e con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento all'anno prossimo nella speranza di un tempo migliore.
coloro che sono stati per suonare la